La prima puntata della rubrica sui restauri d'arte parte dal cuore di Torino, esattamente da via Barbarù, dove sorge la Chiesa della Misericordia, gioiello barocco dedicato a San Giovanni Battista. Deve il suo nome all'Arciconfraternita della Misericordia che nel 1718 ne prese possesso. Avvocato Tealdi, possiamo dire che è un unicum per i torinesi? Direi di sì, sia perché è una chiesa molto coordinata, sia come architettura, sia come arredi, sia perché è una chiesa che da sempre, quantomeno dal metà del Settecento, è la sede della Chiesa della Misericordia, dell'Arciconfraternita della Misericordia, la quale, costituita nel 1578, ininterrottamente ha continuato a svolgere l'attività di assistenza ai carcerati oggi e originariamente ai condannati a morte. Avvocato Tealdi, lei è il governatore della Confraternita della Misericordia fin dal 2005. Che cosa significa per un torinese avere questo incarico e svolgerlo, immagino, anche con impegno e passione? Ma è un servizio. Diciamo che uno resta coinvolto e fa quello che può, ecco, per dare un aiuto sia all'attività assistenziale sia al servizio liturgico. La chiesa come la vediamo oggi è frutto di un progetto del 1751 dell'architetto di Robiland, ma la facciata attuale in stile neoclassico è stata eseguita solo un secolo dopo per mancanza di fondi. All'interno due cappelle laterali con gradini in pietra di Gassino, l'altare maggiore in marmi policromi, riccamente decorato, con la decollazione di San Giovanni Battista dello Zuccari. Pregevole anche l'opera del Beaumont, una grande pala con una particolarità che la rende unica, un quadro dentro il quadro. La sala capitolare poi è una scoperta, con pregevoli arredi barocchi, preziosi paramenti e una sorpresa. Un grande armadio cela un ascensore, con il quale si scende nell'archivio storico. Qui gli ultimi restauri completano l'importante recupero strutturale sostenuto da Compagnia di San Paolo. Il restauro di questa bomboniera è cominciato negli anni 2000. Sì, e diciamo alla fine degli anni 2000, dal 2009 in tappe successive ci sono stati il restauro delle pareti, delle volte, dei pavimenti, dell'aula capitolare, dell'archivio, dei seminterrati dove è stato realizzato l'archivio, tutto grazie alla Compagnia di San Paolo. I torinesi che vogliono venire a visitare la Confraternita della Misericordia cosa possono fare? Beh, possono prendere un appuntamento e si fanno delle visite ad hoc. Ci sono delle associazioni che fanno delle visite serali, la Samuel ad esempio. La domenica c'è la messa con l'antico rito sia alle 11 sia alle 18. Il mercoledì sera alle 18:30 c'è la messa feriale e poi ci sono, Covid permettendo, ci sono delle conferenze, dei concerti, delle riunioni, dei ritiri, insomma. Attività non di parrocchia perché non siamo una parrocchia, ma attività paraliturgica.